siamo trasferiti qui nel laboratorio anche per rispondere a una domanda semplice, semplice, no? C'è sempre il desiderio di visualizzare un po' quello che è il lavoro che voi svolgete quotidianamente. Ecco, per esempio, in questa boccetta che cosa c'è? Allora, questa è un contenitore che contiene un lievito, Saccharomyces cerevisiae, isolato come lievito autoctono da uve pecorino. Questo perché? Perché diciamo, il GRAB svolge anche questo ruolo territoriale legato al fatto di preservare la tipicità delle produzioni. Quindi un vino è tipico nella misura in cui viene fermentato con microrganismi autoctoni, isolati proprio dall'uva. Questa attività è stata svolta nell'ambito di un progetto finanziato dalla Regione Abruzzo che ha condotto diciamo, non solo a uno screening di quelle che sono proprio i microrganismi autoctoni, abbiamo poi, quindi non solo lo screening, abbiamo poi selezionato questi microrganismi, li abbiamo posti nella nostra ceppoteca e li abbiamo impiegati per fare proprio delle produzioni dimostrative connesse alla una produzione tipica locale, in collaborazione con l'altro ente di ricerca, il Crivea, che opera proprio nel settore della vitivinicoltura. Vedete, quindi questo è uno dei microrganismi selezionati che ha dato vita ad un prodotto che è stato fatto in una scala diciamo semi-industriale. Noi ricercatori la scala semi-industriale la consideriamo scala pilota, la chiamiamo così perché è in grado di definire attraverso quel tipo di sperimentazione, il ricercatore è in grado di definire tutte quelle che sono le variabili cinetiche e termodinamiche che possono poi condurre a una progettazione del processo su scala industriale. Adesso ecco vi faccio vedere. Per rispondere a una domanda semplice, come viene utilizzato questo prodotto liofilizzato? Questo è un prodotto liofilizzato, è stato proprio impiegato per fermentare l'uva pecorino e che ha dato origine a un prodotto che io definirei eccolo qua. Un prodotto tipico per eccellenza. L'abbiamo chiamato Inno. Inno per diciamo affinché sia un inno all'innovazione, un inno alle competenze che la nostra regione Abruzzo ha, ed inno ecco è anche sinonimo di innovazione. Innovazione pecorino, qui c'è scritto che grazie ecco al Crivea, l'altro centro di ricerca, grazie al contributo della regione Abruzzo, abbiamo messo a punto un processo industrializzabile per produrre un vino pecorino che sia realmente tipico della nostra regione perché viene fermentato con i nostri microrganismi. Quindi viene utilizzata l'uva pecorino, poi quando c'è bisogno di mettere la fermentazione, il lievito ad hoc, utilizzate quello che avete prodotto qui. Isolato, quindi perché il CRAB diciamo, ha una dotazione strumentale che poi andremo a visitare che permette di produrre lievito e quindi microrganismi, siano essi lieviti o fermenti o batteri lattici, sino a una scala semi-industriale, in modo da dare alle imprese l'opportunità di testare il prodotto e di validare quindi questi nuovi processi produttivi.